Parola d'ordine: consapevolezza. Soltanto così la battaglia contro il cyberbullismo può davvero essere vinta. Si è svolto ieri a Milano l'evento Tutela della persona online e lotta al cyberbullismo, organizzato dall'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano in collaborazione con l'associazione Stop Cyberviolenze, con lo scopo di sensibilizzare le scuole nella lotta contro questo reato sempre più diffuso fra i ragazzi. Cyberbullismo è una forma molto lesiva della dignità della persona, che può portare anche a conseguenze estreme, a un atto estremo. Noi dobbiamo insegnare, parlarne, insegnare anche la tutela della persona sul web. Nella sala Pirelli del Parlamento Europeo a Milano, gli studenti hanno ascoltato gli esperti del settore e le testimonianze di influencer e sportivi. Se mi arriva un insulto o una critica da una persona che non mi conosce, neanche la vedo, neanche cerco di farmela arrivare, perché so già che non è una cosa pertinente o sentite, più un odio che viene trasmesso sui social che non devo intercettare io. Durante l'incontro è stato inoltre proiettato il video realizzato dalla Lega Basket Serie A per la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 2024. Il bullismo sui social non esiste. Se facciamo caso a quanti commenti riceviamo dopo una vittoria, ne riceviamo 20 o 30 sulle pagine della squadra. Quando perdiamo magari sono 200-300, quindi questa è una cosa che sicuramente fa pensare.